all'incontro, anticipiamo in quanto cosa accademico, anticipiamo in quanto cosa accademico. Volevo semplicemente dire che ieri abbiamo fatto un incontro dello stesso tipo di Udine, è stato interessante soprattutto per le cose che sono emerse, per il modo in cui sia non so che nell'altro rispetto adesso infatti hanno descritto la figura di Udine. In questo momento dobbiamo pensare a uscire di qua entusiasti, entusiasti come lo era senza dubbio Tomatis, che viene descritto come un uomo della schiena dritta. Io ho avuto la possibilità di incontrarlo nel mio studio, perché ho avuto la fortuna, ripeto, perché era l'ultimo periodo nel quale lui era ancora con noi. L'ho visto anche dallo sguardo sereno, quindi una persona che non aveva, aveva poco da rimproverarsi ed era posto con la coscienza. Quindi una premessa, abbiamo avuto la possibilità, quando ho saputo che il suo ribatto aveva scritto questo libro, parlando con il professor Gherubini, presidente di Chiesa regionale, abbiamo deciso di chiamarlo su. Quindi mi sono voluto un paio di mesi, però siamo riusciti. Bando le chiacchiere a questo punto. Abbiamo cercato di impostare gli incontri in relazione al fatto che delle persone, le quali appunto quelle che presentano e concludono l'intervento, hanno conosciuto direttamente o indirettamente la metodologia, le sue ragioni, le sue motivazioni che l'hanno spinto a studiare. L'entusiasmo che il professor Tomatis, ripeto, è riuscito a dare a chi indirettamente è stato effettivamente suo allievo, oppure ha imparato la metodologia della ricerca. Quell'entusiasmo che mi ricordo quando ho cominciato io l'università nel 76-77, pipettando nel laboratorio con la professoressa Pami e la professoressa Laura Pavuzzi, erano riusciti a andarci perché si controllavano le colture cellulari. Io direi che a questo punto anche tu hai avuto le colture cellulari. Sono domande, sono problemi. Ma le ho viste, io le osservavo in vent'anni. Comunque adesso il professor Enrico Tonino è stato così gentile da introdurre il professore qua. Grazie Dario, buonasera a tutti. Allora, io prima di parlare di Tomatis vorrei fare alcune piccole precisazioni che vi prego di memorizzare. La prima, io personalmente Dario Tomatis non l'ho incontrato mai. Quindi proprio io forse sono uno dei pochi qua in aula che non ha mai conosciuto personalmente Tomatis. Poi vorrei fare un'altra osservazione. Io e Tomatis abbiamo esattamente 20 anni di differenza. Lui nasce nel 29 e io nel 41. Abbiamo fatto entrambi i ricercatori. Io da universitario, lui no. Tenete la cosa di strada, lui no. L'ultima osservazione prima di parlare di Tomatis è questa. Tutto quello che io vi dirò di Tomatis lo trovate scritto in questo bellissimo libro del professor Ibarri. Davvero molto bello e interessante. Allora, chi è Tomatis? Tomatis è prima di tutto un grande ricercatore, sicuramente un grande ricercatore, un medico. È un uomo di una, come dire, di un rigore scientifico estremo, davvero rigorosissimo delle cose. Poi se vogliamo continuare a mettere etichette a questo uomo, beh, diciamo che è stato uno scrittore di grande valore, un letterato. E poi, infine, quello che diceva Dario, è stato davvero un uomo dalla schiena dritta. Credo che sia stato un uomo che nella sua vita non si è prestato a compromesso alcuno, anche se ne aveva motivo, perché l'ambito delle ricerche di Tomatis
si presta ad essere così, insomma, a subire degli attacchi. Dunque, Donatis, anche se geneticamente per metà è triestino, perché la mamma è da qua, dal punto di vista accademico è sicuramente un torinese fino in fondo. Lui cresce in un'università e vorrei ricordare che quella è un'università che è un brodo di cultura decisamente fertile. Se si pensa che in quell'università sono cresciuti personaggi come l'Italia di Montalcini, come Renato Dulbecco, un po' prima Salvatore Goria, i tre Nobel della medicina in pratica, i tre Nobel che vengono dopo Camillo Bonci, che però non era un torinese. Un'altra osservazione che si può fare è che Tomatis è davvero figlio dei suoi tempi e lui è estremamente sensibile, si accorge di quello che gli sta succedendo intorno, quindi ha una grande sensibilità. E cosa sta succedendo intorno a Tomatis in quegli anni? Allora, lui si laurea nel 53. Il nostro paese nel 53 era un paese che si era lanciato in una corsa velocissima verso, tra virgolette, il benessere, la ricchezza, non so, stavano cambiando il paese. Cosa stava cambiando? Ma innanzitutto, per esempio, il nostro paese, che era povero e fondamentalmente agricolo, diventa un paese industriale, ma anche con un'agricoltura diversa. Scompaiono gli aratri tirati dai buoi, compaiono le grandi macchine e soprattutto compaiono i fertilizzanti chimici, compaiono i pesticidi, compaiono gli antifitogamici, e dietro questa roba ci deve essere necessariamente la grande industria chimica. E compare la grande industria chimica, che a parer mio già da allora comincia a fare veri e propri disastri. Tomati, sei un triestino, io sono un padovano. Padova è a 20 km da Marghera. Marghera aveva e ha ancora uno dei più grandi centri petrolchimici d'Italia. Ha inquinato l'inquinabile. Ha fatto dei disastri totali. E direi che nel Piemonte non sono stati da meno, perché per esempio la prima notizia di una epidemia di tumori da industria si ha in Piemonte e avviene a Cirié, che è poco lontano da Torino, risulta, in un'industria che si chiamava, spero che l'abbiano chiusa, perché era un'industria che produceva coloranti e ci sono stati diversi, molti lavoratori morti di cancro alla vescica. Lui si accorge di tutto questo. Se volete, non è un caso che lui si laurea e si iscrive alla specialità, si specializza in medicina del lavoro. C'è da dire che anche l'università in quei tempi comincia a cambiare. Per esempio, la medicina del lavoro prima di questo periodo era profondamente diversa. Nasce lì la medicina del lavoro moderna. E nascono in quel periodo i primi centri di oncologia sperimentale. Nella stragrande maggioranza dei casi, questi centri di oncologia sperimentale nascono dagli istituti di anatomia patologica. E cosa fa Tomatis? Diventa assistente volontario di anatomia patologica. E lui lavora per qualche anno a Torino, e poi però Torino gli va stretto, cioè non ce la fa più e evidentemente gli manca l'ossigeno, e se ne va negli Stati Uniti. Se ne va negli Stati Uniti, va in un'università prestigiosissima, Chicago Medical School, ed entra in un laboratorio di oncologia sperimentale diretto da un tale signore che si chiama Schubick. Lasciatemi aprire una parentesi brevissima sul Tomatis letterato. Allora, una delle cose più belle che ho scritto è il laboratorio. E nel laboratorio Schubick cambia nome, ovviamente, diventa Semper. E è un letterato finissimo. Come descrive certi aspetti del laboratorio
credo che solo uno che è stato in un laboratorio non può capire. Per esempio, sto andando a ruota libera, ma fatemelo fare sto punto. Lui dice, di domenica non puoi non andare in laboratorio, sei calamitato dal laboratorio, ci devi andare. E poi dice lui, è citato la tua e poi dice lui, arrivi in laboratorio e sono sensazioni che io ho provato proprio. Dice, vai in laboratorio e quasi il laboratorio ti respinge, perché non è quello del giorno prima e non è neanche quello che sarà il giorno dopo. È silenzioso, i telefoni non suonano, gli studenti sono a casa, i colleghi anche, ti senti anche un po' stupido, dice, cosa sono venuto a fare qua? E poi dice, ti rendi conto che in realtà non sei proprio l'unico stupido, perché c'è una fotocopiatrice che funziona, c'è una luce accesa con qualcuno che studia e legge, c'è una sciarpa appesa da qualche parte. Quindi è esattamente così. E io, esperienza mia personale, quando ero negli Stati Uniti, io c'ero con mia moglie negli Stati Uniti, lavoravamo io alla Rockefeller University, mia moglie era giovane che era all'istituto, e c'era un gioco stupido di tutte le domeniche. Ognuno di noi diceva, chi è il primo dei due che dice faccio un salto in laboratorio? E alla fine uno dei due diceva faccio un salto in laboratorio. Aveva perso. Entrambi si prendevano il giubbotto, la giacca, quel che era, e si andava negli rispettivi laboratori. Questo ci racconta Tomatis ed è proprio la sensazione giusta. Ma per continuare a fare parallelismi tra due ricercatori che hanno 20 anni di differenza nella loro esperienza, Tomatis dice a sé, Tomatis è uno che guarda avanti, vede molto avanti, e dice mi serve un laboratorio di cultura cerebrale. E allora dice a Shubik Sender, mi serve il laboratorio. E Shubik, che è più lento del pensiero di Tomatis, lo fa penare per 2 anni. Non glielo vuol dare, questo laboratorio. Tanti anni dopo io comincio a lavorare a Padova. Comincio a lavorare a Padova, all'Istituto di Microbiologia dell'Università, e incontro uno che poi i triestini conoscono benissimo perché è stato il microbiologo di Trieste per tanti anni, il professor Carlo Montilari. E lui mi dice, io ero un ragazzetto che faceva il tecnico, mi dice, tu ti occuperai del laboratorio di cultura cellulare in vita. E a me me l'ha regalato. Non glielo vogliono dare. Ed è in questo periodo che, anche se non personalmente, imparo a conoscere Tomatis, perché il professor Montibaglia mi intravede, chissà come, la possibilità che io prima o poi faccia il ricercatore. E allora giocavo un po' con me, diceva, guarda, gli ultimi esperimenti hanno dato questi risultati, cosa faresti per i prossimi esperimenti? E io dicevo, spesso toppavo in maniera gigantesca, altre volte magari mi avvicinavo. E lui mi diceva, no, leggi questo lavoro scientifico di Tomatis e controlla se è come dici tu. Vedi, a Tomatis non gli puoi dire, sì, però potresti aver sbagliato qualcosa perché ti sei dimenticato un controllo. Il tuo risultato potrebbe essere dovuto anche... No, Tomatis era inattaccabile, sempre. Cioè, un rigore scientifico lo rendeva sempre inattaccabile. Io, se volete, in gran parte credo di aver scoperto il metodo scientifico proprio anche insomma leggendo i lavori di Tomatis. Tomatis tenta di tornare in Italia, anche questo è scritto, non mi ricordo se nel laboratorio o in un altro libro, lui tenta di tornare, anche nella cosa vero? Tenta di tornare e incontra il suo capo di anatomia patologica, Nottura, e parlano di arte, di teatro, di sport, ma la parolina torna non arriva, cioè Nottura non gli dice torna. E quindi Tomatis si riprende la via degli Stati Uniti. Riprende la via degli Stati Uniti e ci rimane poco però perché questa volta torna in Europa, non in Italia, va in Baglione,
allo IARC, è un laboratorio appena nato, perché l'aveva fondato il presidente De Gaulle nel, mi pare, 63, lui ci arriva nel 65, quindi è, quella è stata la sua casa, la sua vita, è stato il suo mondo, insomma, la grande rivoluzione scientifica di Tomatis nasce lì. E nasce lì, nascono lì le sue idee, le sue grandi idee, e io vorrei adesso concludere per lasciare la parola al professor Di Batti, che sicuramente ha molto più cose di me da dire. Vorrei dire che le idee di Tomatis, la prima, quella della predizione primaria, è una, come dire, un pensiero inopinabile, nessuno può dire che quell'idea è un'idea sbagliata, è un'idea che va avanti, che abbiamo accettata tutti, quindi è un'idea vincente. Io ho l'impressione invece che Tomatis, Dario Tudisi, che era un uomo sereno perché un uomo della schiena dritta, però credo che la schiena dritta gli abbia procurato anche una serie incredibile di intoppi, di sconfitte, di insomma. La prima è quando lui è costretto ad andarsene negli Stati Uniti, credo. Deve andarsene via e fare l'emigrante. La seconda forse gli arriva quando scrive il libro Il Laboratorio. Nel libro Il Laboratorio lui è molto critico con l'Accademia, con il mondo della ricerca, e i colleghi americani gli dicono, profetizzano, guarda che te la fanno pagare questa. E in effetti l'ostracismo è totale. Addirittura quando lui presenta il libro, era un libro edito da Einaudi, io ho avuto in mano il Sellerio, ma la prima edizione era Einaudi, quindi non una casa editrice qualsiasi. E per presentare il libro chiamano Giovanni Albino, e però nonostante questo lo ricordo. Altra sconfitta, proprio. Lo sconfiggono sistematicamente. Lui, dicevo prima, è un ricercatore non universitario, ha provato, ma l'hanno sconfitto anche lì. Non c'è stato verso che lui potesse diventare un accademico, un professore universitario. Non c'è stato verso. Ce n'è stata un'altra di sconfitta, e avviene allo IARC. Lui allo IARC lavora per tanti anni e per 12 anni lo dice. Io non vorrei poi ci spieghi perché ad un certo punto non è più lui il direttore, ma diventa addirittura un signore dal nome tedesco, io non l'ho imparato, perché mi sembrava un uomo di poco spessore, non vale la pena fare la fatica di imparare il nome. Quest'uomo entra rapidissimamente in rotta di collisione con Tomatis, perché cambia praticamente la politica allo IARC. Soprattutto nella stesura dei monografie, e nella stesura delle monografie questo nuovo direttore ha tutta un'idea sua, e Tomatis cerca di discutere questo problema con questo nuovo direttore, e costui, vedete che non vale più di parlare nel nome, non trova di meglio da fare che cacciare via, cioè non mette la porta, non gli lascia nemmeno più frequentare la biblioteca, cioè mi sembra pazzesco, quindi altra sconfitta ancora. E poi l'ultima, secondo me, e qua ci vorrebbe Giorgio Tantoglini per raccontarci, no, anche Adea non ce la può raccontare, lui diventa il direttore scientifico del Burgo, e lo fa per 3 anni, Giorgio Tantoglini dice che anche questo è stata una sconfitta, perché ha trovato un'opposizione fermissima nei politici, anche i colleghi, negli anni '79, eccetera. Quindi altra sconfitta ancora. Un uomo che ha pagato tranquillamente, serenamente, tenendo la schiena dentro. Lui ha pagato, le sue idee hanno preso gambe e vanno e continuano ad andare. Io mi fermerei qua. Innanzitutto volevo ringraziare l'organizzatore di questo incontro per avermi invitato, per avermi dato l'opportunità ieri
di parlare di Tomatis Auguri oggi qui a Trieste, che è un po' più, più vicina, insomma, come luogo di residenza, al luogo di residenza di Tomatis. Devo dire che il professor Tonini ha sostanzialmente detto tutto quello che avrei dovuto dire, e quindi adesso non so che dirvi. Ad ogni modo, cercherò di ribadire alcuni punti che sono stati già molto bene enfatizzati dal professor Tonini nella sua esposizione e fare qualche altra ulteriore considerazione. Molto giustamente, molto opportunamente, il professor Tonini all'inizio della sua esposizione ha sottolineato questi due aspetti complementari della attività scientifica e di quella letteraria di Tomatis. Credo che non si possano distaccare l'una dall'altra, nel senso che si capisce molto del ricercatore Tomatis leggendo quelli che sono i suoi scritti letterari, che poi scritti letterari in realtà non sono, perché in realtà tutto quello che di letterario Tomatis ha scritto altro non è se non pagine del suo diario che lui realmente scriveva, redigeva quotidianamente, e quindi poi ci ha regalato sostanzialmente alcune pagine di questo suo diario. Così come chi legge anche gli scritti scientifici, propriamente scientifici di Tomatis, attraverso gli scritti scientifici riesce anche a cogliere una sua vena letteraria, nel senso che sono scritti anche molto belli da leggere, nel senso che noi in genere nella nostra attività scientifica abbiamo un po' degli schemi consolidati, per cui le introduzioni si assomigliano un po' tutte, le discussioni si assomigliano un po' tutte, il rapporto ovviamente alla nostra linea di ricerca. I lavori scientifici invece di Tomatis, soprattutto le rassegne scritte da lui, sono lavori nei quali si riesce a intravedere anche attraverso la scrittura scientifica la capacità di analisi, di mediazione, di meditazione anche sulla letteratura scientifica. Per quanto riguarda il profilo biografico di Tomatis, il professor Tonini ha sottolineato quelli che sono i momenti, diciamo, cruciali dell'attività scientifica di Tomatis. È ovviamente importantissimo l'esperienza, la sua prima esperienza negli Stati Uniti, e vorrei sottolineare che nella sua prima esperienza negli Stati Uniti Tomatis fu preceduto dal professor Terracini, che ha scritto la prefazione di questo mio libro e che è sempre rimasto molto legato a Tomatis. Io ho parlato a lungo con Terracini dell'esperienza comune che hanno vissuto negli Stati Uniti, un po' come anche il professor Tonini faceva un cenno in precedenza. La Levi Montalcini fu preceduta nel suo viaggio negli Stati Uniti da Luria, che andò prima della Levi Montalcini negli Stati Uniti, sostanzialmente le aprì la strada in un momento successivo. Mi piace anche sottolineare come sia Luria che Zurbecco che Levi Montalcini sono stati tutti allievi di Levi, l'anatomico di Torino, del quale si è occupata appunto a lungo la figlia, la scrittrice Maria Ghinzoli, con il suo lessico familiare, che immagino abbiamo letto tutti quanti, in cui parla anche delle intemperanze del padre. Torniamo a Tomatis. Abbiamo già sottolineato che c'è stato un tentativo da parte di Tomatis di rientrare in Italia, ma Mottura non gli ha dato ascolto, e c'è stato anche un secondo tentativo che è un po' poco conosciuto, di questo mi ha parlato a lungo Terracini. Negli anni Ottanta venne ventilata la possibilità che Tomatis potesse partecipare a un concorso universitario a cattedra, credo che fosse una cattedra di oncologia, nell'ambito della facoltà medica, solo che fu chiesto a Tomatis ovviamente di
sottoporsi un po' a quello che è il rituale in quale un po' tutti noi, in un modo o nell'altro, siamo stati costretti a sottoporci, nel senso che nell'ambito di tutte le discipline, perlomeno io parlo della facoltà medica, c'è sempre stato un docente di riferimento attorno al quale tutti quanti noi abbiamo dovuto comunque fare capo nel momento in cui, a prescindere dai meriti scientifici di ciascuno di noi, si è venuto il tempo di concorrere per un concorso a cattedra. E questo fu chiesto anche a Tomasi. Tomasi si rifiutò sdegnosamente, ovviamente ne abbiamo già parlato, insomma, del rigore di quest'uomo, quindi anche questa possibilità venne a capire. Quando Tomatis è stato a Lione, negli anni che ha trascorso a Lione, prima responsabile di un laboratorio, poi direttore di questa istituzione, dal 1982 al 1993, il contributo più grande che Tomatis ha dato è stato quello di aver creato le cosiddette monografie dello IARC. Oggi ne sono state pubblicate più di 100, e per la prima volta, attraverso appunto queste monografie, per merito appunto di Tomatis, è stata condotta un'analisi sistematica su tutta una serie appunto di cancerogeni, e ciascuna appunto di queste monografie ha poi costituito un elemento di riferimento per tutti quelli che dopo la pubblicazione di ciascuna appunto di queste monografie si sono occupati di cancerogenesi chimica. Alla fine del suo periodo trascorso all'OIAC, Tomatis si ritira appunto nella sua residenza qui di Trieste, di Aulisina, anche se ha continuato sistematicamente a trascorrere brevi periodi sia a Lione che negli Stati Uniti, e questi sono documentati dalla sua produzione scientifica, che comunque è continuata anche dopo il suo ritiro. È stato qui poi direttore scientifico dell'Istituto Bullo Garofalo e poi presidente della sezione italiana dell'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente. È venuto meno, come tutti noi sappiamo, nel 2007 all'età di 78 anni. Adesso io vorrei appunto sottolineare, ne abbiamo già parlato appunto in parte, quelli che a mio parere sono gli aspetti più importanti dell'attività scientifica di Tomatis e anche del suo impegno, possiamo dire, sul campo. Da ultimo poi farò qualche breve appunto cenno alla sua attività letteraria in maniera un po' più dettagliata, circostanziata. Quello che mi pare l'aspetto più importante che si può desumere da tutto ciò che Tomatis ha scritto nell'ambito della sua attività scientifica, ma anche quello che ha scritto in lingua italiana, quelli che sono stati i suoi interventi, le sue prese appunto di posizione, è fuori discussione che Tomatis è stato un paladino, si può usare senza ombra di dubbio questo termine, della sanità pubblica, nel senso che Tomatis si è sempre impegnato affinché fosse assicurato appunto alla sanità pubblica un ruolo primario. E in questo senso la sanità pubblica è strettamente legata anche all'attività di ricerca scientifica, nel senso che la stessa attività appunto di ricerca scientifica deve mirare appunto come suo obiettivo finale, perlomeno l'attività di ricerca svolta da Tomatis nel suo ambito appunto di ricerca, a far sì che la sanità pubblica possa diventare, possa rappresentare, possa costituire un fattore di promozione reale dell'uguaglianza sociale. E questo a discapito di tutto ciò che invece significa sviluppo di tecnologie biomediche, sviluppo di tecnologie diagnostiche, di nuove tecnologie in ambito terapeutico, non perché queste non siano importanti e non abbiano appunto la loro valenza e il loro appunto significato, ma costituiscono comunque in ogni caso un fattore limitante che rende poi non possibile a tutti appunto fruire di quelli che sono i benefici che possono derivare appunto dall'impiego di queste tecnologie.
Diversamente, per quanto accade nell'ambito appunto della sanità pubblica, come dovrebbe essere la sanità pubblica. E questo è anche una chiave appunto di lettura per quello che è stata la battaglia più grande che Tommatis appunto ha combattuto, che è stata quella di tentare in ogni modo di attribuire un ruolo fondante alla prevenzione primaria nell'ambito appunto della, di tutto ciò che ha a che fare con i tumori, di tutto ciò che ha a che fare con la cancerogenesi, con l'oncogenesi, con il trattamento appunto dei tumori. Molto semplicemente Tommatis riteneva che se noi riusciamo a eliminare appunto dall'ambiente un cancerogeno, svolgiamo appunto un'attività a favore di tutti gli strati della popolazione, mentre in genere quello che si cerca, quello che la maggior parte di noi cerca nella sua attività di ricerca in ambito oncologico, è quello di descrivere appunto i meccanismi biologici, molecolari che stanno alla base del cancro, quindi poi di trovare nuovi rimedi, nuovi farmaci, nuovi approcci terapeutici. È tutto vero, è tutto molto utile, però sarebbe molto più semplice, soprattutto qualche cosa di cui potrebbe avvalersi o potrebbero avvalersi tutti gli strati della popolazione, eliminare appunto un cancerogeno quando questo è possibile, quando soprattutto è stabilito in maniera incontrovertibile che questo è un cancerogeno. E quindi di conseguenza Tommatis ha finito per avviare uno dei più importanti programmi di supporto scientifico alla prevenzione dei tumori, non solo attraverso le monografie dell'OIAC, ma attraverso il suo impegno notevole a livello di tutte le istituzioni appunto internazionali che operano in questo ambito, attraverso l'identificazione, la caratterizzazione appunto di cancerogeni ambientali. Un aspetto, a mio parere, molto importante che si ricava da tutto ciò che Tommatis ha scritto nell'ambito della sua produzione scientifica e che serve a tutti coloro che sono impegnati appunto nella ricerca scientifica, ed è un concetto sul quale lui ha battuto sempre, è quello della cosiddetta valutazione sistematica delle prove, che non è un affare appunto da poco, perché è un'altra chiave di lettura, un altro elemento fondante dell'attività di ricerca, sia per motivi etici nell'ambito della cosiddetta trasparenza appunto decisionale, sia nell'ambito appunto scientifico. Tutte le prove che vengono prodotte a riguardo di una qualunque appunto problematica scientifica devono essere valutate da gruppi di esperti. Questi gruppi di esperti dovrebbero essere realmente dei gruppi di esperti indipendenti, e questo Tommatis lo ha sottolineato più volte, che non sempre è così, non sempre è stato così, e questo è derivato dal fatto che ci sono sempre state, probabilmente ci saranno sempre, delle ingerenze ovviamente sia nell'ambito appunto dell'industria privata, sia nell'ambito della ricerca biomedica appunto in senso lato, e quindi questo ha portato nel contempo delle conclusioni affrettate da parte di tutti coloro che hanno lavorato diciamo in buona fede, ma anche delle conclusioni non appropriate da parte di tutti coloro che hanno lavorato, se così possiamo dire, in malafede. Questi sono secondo me gli aspetti più importanti si possono ricavare dall'attività scientifica di Tommatis. Tutto ciò Tommatis lo ha poi trasferito nella sua attività letteraria, e attraverso la sua attività letteraria quello che si va a cogliere nelle riflessioni più amare appunto che fa Tommatis è sostanzialmente che Tommatis alla fine di tutto questo suo itinerario, tutto questo suo percorso, si riteneva non una persona che fosse riuscita appunto nel suo intento, ma un fuoriuscito, come è appunto il titolo di uno dei suoi ultimi libri, pubblicato nel 2005. Cito un passo appunto del fuoriuscito che sottolinea secondo me molto bene questo aspetto. Scrive Tommatis nel fuoriuscito:
ero ormai un fuoriuscito e tale sarei rimasto rispetto a un sistema che controllava e orientava la ricerca biomedica con regole spietate e persuasive del profitto, intrise di una illimitata presunzione baconiana di dominio poggiata sull'ingordigia di alcuni, il miope entusiasmo di altri, pochi, e l'indifferenza e il cinismo di molti. Sono parole molto gravi, sono parole anche molto amare, insomma, che Tomatis scrive pochi anni prima di morire, di scomparire. Scrive ancora, sempre nel fuoriuscito, la prevenzione primaria, e questo è sempre il punto su cui lui batte sistematicamente, non è fonte di guadagni, impone limitazioni, profitti, si presta male alla speculazione, alle speculazioni. Una volta iniziata va continuata con costanza, i suoi effetti non sono immediati e spettacolari. Per questo pochi sono i ricercatori che vi si dedicano e la ricerca sulla prevenzione primaria, conclude, è sempre stata povera. E quindi credo che il titolo del miscelto alluda al suo rifiuto dei cedimenti, dei compromessi che sono tipici appunto dell'establishment scientifico, un po' a livello planetario, di tutto il mondo. Tomatis poi scrive ancora l'ultimo suo scritto, L'ombra del dubbio. Se guardo indietro i miei anni di ricercatore giovane e pieno di ideali, mi sento un perdente, ma non uno sconfitto, perché credo che nonostante tutto ci sia ancora un terreno che si presta alla crescita di persone che lavorano bene, al di fuori delle logiche dei soldi e della carriera, e sono indirizzate dalla passione civile. Credo che Tomatis sia sempre stato mosso in tutto quello che ha fatto da una etica rigorosissima e da una passione civile come pochi hanno avuto nell'ambito appunto dell'attività di ricerca scientifica. Mi pare che questo possa costituire un buon insegnamento per tutti i giovani, soprattutto coloro che oggi si muovono nell'ambito appunto della ricerca scientifica, ne conosciamo molti, con una certa tracotanza, come possiamo usare questa espressione. Grazie per la vostra attenzione. A questo punto tocca al dottor Petrossi. Perché il dottor Petrossi? Il dottor Petrossi è un medico di medicina generale, ha avuto la fortuna di fare il medico ospedaliero e quindi ha un numero di conoscenze notevoli e pratiche, di esperienza clinica soprattutto sugli effetti che queste sostanze, che a suo tempo il dottor Petrossi studiò, ha sulle persone. Quindi ha avuto la possibilità appunto di vedere concretamente questo effetto sulla prevenzione sessuale ed è un amico venire che essere venuto a nostri incontri. Lo pregherei così di fare un parallelismo, come ha già fatto, sugli effetti che un parallelismo appunto dell'effetto che un'etica può permettere un'impostazione corretta di un certo tipo di prevenzione primaria. Grazie, porto quello che è veramente la voce dell'esperienza sul territorio. A me piace così definire un po' come un medico scalzo, no? Alla fine, perché il medico di medicina generale, che io preferisco ancora chiamare medico di famiglia, è effettivamente il primo livello di una serie di scalini che arrivano poi a un certo momento all'indefinito, se vogliamo. Io sì, effettivamente ho avuto un'esperienza in più anche rispetto a quelle citate dall'amico Dario, che mi ha permesso anche di capire come funzionano le strutture, a tal punto che poi mi sono dimesso e me ne sono andato. Io per un periodo sono stato anche direttore del dispensario di tubercolare per Trieste, scontrandomi con quelle che è proprio l'apparato politico che tentava di gestire la medicina.
ho fatto delle grosse battaglie perché non potevo supportare l'idea, all'epoca avevamo un presidente che lavorava in banca e pretendeva di dire a me, medico, come io dovevo portare avanti e come dovevo dirigere il bersaglio. Cioè io ho trovato una trattanza unica e fino alla fine ho scelto di ritornare sul territorio e alla medicina. Proviamo il discorso poi anche, che viene anche qui accennato, quel discorso della prevenzione, no? E soprattutto della appropriatezza. Ecco, della appropriatezza. Noi facciamo sicuramente un grosso errore linguistico quando parliamo di prevenzione. E non occorre che ve lo dica, lo sappiamo tutti. Prevenzione non è, secondo me almeno, no? Non è, secondo me, fare esami. Perché fare esami è accertare lo stato attuale della persona. Prevenzione è insegnare la gente a vivere in una certa maniera, a fare dell'attività fisica, a vivere naturalmente, mangiare in una certa maniera. Questa è la prevenzione. La mammografia è erroneamente definita prevenzione, è constatazione. Constato che in quel momento X, che non è più neanche valido il giorno dopo, la persona in quel momento non ha quel certo tipo di patologia. Quindi ecco, intanto l'equivoco primo che la medicina vive, secondo me, è questo. Prevenzione e insegnare alla gente a vivere in maniera sana. C'è questo bel progetto che Dario mi ha fatto conoscere, delle città sane. Che è un tipo di progetto che io sto tentando di proporre in questa nuova veste che ho anche, visto che trovo a fare un anno questa esperienza interessantissima e bellissima del consigliere comunale. È un'esperienza che cerco di portare avanti e che vedrò assolutamente, nonostante le difficoltà, perché pare incredibile, ogni volta che cerchi di proporre qualcosa di nuovo ci sono sempre i freni, no? Poi i freni, chissà perché, non si ricorrono mai nello spettatore, ma si ricorrono sempre in casa. Poi, comunque, li porteremo avanti. Cioè, questo è un concetto di prevenzione, città sana, no? Il mio sogno sarebbe, e mi batterò anche video per questo, poter, adesso in questa amministrazione stiamo tentando di fare un bellissimo discorso, quello di creare una vasta area di pedonabilità in città. Cioè, cerchiamo di costruire zone sempre più ampie dove le persone potranno camminare, dove le persone potranno andare in bicicletta. Metteremo alberi dove non ce ne sono. Vi do degli anticipi, così verranno messi alberi, ad esempio, in piazza Monterosso. Metteremo panchine in piazza Monterosso. Spariranno quei posteggi. E mi sembra già una bella cosa. Perché farà parte di una zona pedonale. Questa è prevenzione, no? Questo vuol dire insegnare alla gente a vivere, a camminare, no? Oggi si va a fare la spesa anche al supermercato a 200 metri con l'auto, no? Questa è prevenzione. E il mio sogno, se devo essere sincero, è quello di vedere la gente che per strada fa ginnastica, come in Cina, no? Come in Cina, vederli muovere, magari a gruppi, riuscire a avere, che so io, dei volontari, dei fisioterapisti, che con la bella stagione creano in queste zone pedonali, che ci saranno in città, perché ce ne saranno tante, creano gruppi di vivere bene, di muoversi. Questa è prevenzione. Ecco. E credo sia un po' anche, vada vicino a quello che poi il concetto anche di traumatici, no? Che avrà una visione sicuramente molto più spinta, no? Della medicina, che non quella così come viene. Oggi la medicina è forse più vista come un fatto di esecuzione di interventi. E ci siamo dimenticati del vecchio medico quasi sciamanico che, no? che cura con le parole, se vogliamo. Ecco, io volendo anche lancerei questo tipo di proposte di discussione qui in quest'aula, cioè quanto la medicina tecnologica in realtà valga o quanto non valga,
Ecco, vi riporto questa mia esperienza che anche è sintomatica. Oggi il medico, ma soprattutto lo specialista, non utilizza più il concetto dell'occhio clinico. E c'è gente che mi torna dietro alle visite specialistiche e mi dice: mi ha guardato le lastre, l'ortopedico, è indifferente qui, non mi ha neanche toccato, e mi ha detto: lei così, prende così, e mi ha salutato. Ma quel che è drammatico è che non l'ho fatto solamente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Ho sentito dire di signori professori che utilizzano lo stesso schema mentale. Cioè, oramai il concetto di visita medica è un concetto tecnologico. Rimando tutto quanto all'esame, questo è il motivo anche per cui, scusate se era il mio discorso, è il motivo per cui la nostra spesa sanitaria sta travalicando proprio, sta boccando. Ma c'è anche un altro motivo di più, se posso allargare il discorso. È sempre più in voga, lo dico da assoluto applicatore del metodo, è sempre più in voga la medicina difensiva. Il medico oggi prescrive e sta prescrive esami per non correre il rischio di un domani di non aver prescritto quel tale esame, per cui il giudice gli dirà: tu non hai fatto quell'esame e quindi io ti condanno. E così la nostra medicina sta rovinando le finanze dello Stato, perché non siamo tutelati, allora non dobbiamo difenderci, ci difendiamo come? Prescrivendo. Non possiamo più dire alle persone: no, non ti faccio questo esame, perché sei un medico non bravo, allora devi fare l'esame prescritto non da un altro collega, ma dalla signora Pina, che dice alla signora Maria, che viene a dire a te: mi faccia fare, no? Io mi sono forse allargato, mi scuso anche per aver allargato questo discorso, ma ho voluto togliere questo argomento, proprio partendo dal presupposto di prevenzione, perché prevenzione, ritorno a ribattere potentemente il mando sul discorso, prevenzione è sicuramente vivere in un certo modo e non mangiare farmaci e non fare esami, il famoso check-up annuale che poi te lo vengono a chiedere e ormai da anni, chi l'ha istituito per prima, gli americani, ci vengono a dire che non ha più senso farlo perché il grande rischio del check-up sta nel fatto che il ruolo di oggi che non ha niente, fra un mese ti viene con un problema, dici: beh, ma tanto abbiamo già fatto l'esame un mese fa, sta bene, non c'è problema, invece è quello il momento di fare l'esame. Tant'è vero che gli americani ormai inventori del check-up ti vengono a dire: fate gli esami quando occorre e mirati, e non fate gli esami così, a casaccio, anche perché sapete benissimo che più esami si fanno, più aumenta l'errore da parte del laboratorio. Io direi di concludere qui e forse lancerei questo tipo di proposta, di discutere se vogliamo. Grazie. 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 Prima di passare la parola al dottor Cattaneo, che ci darà un quadro ancora più concreto, laboratoristico, dalle esperienze di laboratorio ha portato a delle conoscenze tali per cui l'ISDE, un gruppo di associazioni, ha deciso di comportarsi in un certo modo, cioè voler assolutamente far passare in Italia quello che è la comunità economica europea, in Europa è cioè la convenzione di Stoccolma che prevede la valutazione e il monitoraggio costante del latte materno. Don Cattaneo, per favore. Grazie.
lavoro al Burro e quindi un'altra mia unità dal punto di vista gerarchico e proprio nella direzione scientifica, quindi lui è il mio superiore, massimo superiore, e non posso cominciare che con un ricordo suo. E vorrei mantenermi proprio molto rapidamente sul parallelo letterario tra ricerca e letteratura. Mentre parlavate, mi è venuto in mente, pensando al passaggio di Donato da Burlo, mi è venuto in mente García Márquez, Cronaca di una morte annunciata. Il libro comincia con la descrizione dell'assassino di Santiago Nazar che viene accoltellato sulla porta di una chiesa, e poi da lì García Márquez, andando a ritroso, ricostruisce il destino di questo personaggio, di questo Santiago Nazar. Che, vabbè, non è così trucido l'esempio di Tomati, chiaramente, però se noi pensiamo a come ha lasciato il Burro praticamente con una sconfitta, se si può dire, si poteva prevedere all'inizio, perché pensando a una persona come Tomatis, che non aveva mai visto un ospedale, credo, un clinico in vita sua, non sapeva neanche cosa fosse un IRCS, credo, e un IRCS era un ospedale un po' speciale, una bestia molto molto strana, e, oltretutto materno infantile, mentre lui si era occupato di tutt'altra cosa, e poi qui appunto l'attività è soprattutto clinica, e quindi siamo ben lontani, molto lontani dalla presenza della primaria, e quindi era come una specie di pesce fuor d'acqua, e, nonostante tutta la sua schiena dritta e nonostante la sua lungimiranza per quanto la prevenzione primaria, non credo che potesse durare a lungo in un istituto che invece faceva tutt'altra cosa. Questo era il mio ricordo di Tomatis. Ma vorrei continuare dicendo che, siccome devo parlare di questa campagna per un latte materno privo di sostanze di residui tossici ambientali, credo che Tomati avrebbe sottoscritto subito questa campagna, non solo perché sarebbe diventato un coautore molto molto attivo, perché proprio di prevenzione primaria si tratta. Se vogliamo che l'obiettivo finale sia che il latte materno torni come era 200 o 100 anni fa, privo di residui ambientali, evidentemente dobbiamo lavorare su metodi di prevenzione primaria. La campagna nasce dal desiderio di alcune donne di sapere cosa stavano dando ai loro figli, e quindi dal loro pagarsi l'analisi del latte per vedere cosa ci fosse, o direttamente attraverso i denari delle proprie famiglie, oppure aiutate dalla loro collettività e dai gruppi di mamme che vivevano nella loro collettività, e avendo scoperto che c'erano livelli di tossina superiori a quelli, già la presenza in sé sufficiente, che sono superiori a quelli riportati in letteratura, hanno cominciato a mobilitare un po' di gente e hanno aggregato, oltre a gruppi di mamme, gruppi di cittadini, gruppi di persone contro fonti di inquinanti ambientali, hanno poi cominciato a coinvolgere il MEG dentiste, associazioni di pediatri, associazioni di ostetiche, ginecologi, e poi anche associazioni per la pace, cose di questo tipo, associazioni per la difesa del latte materno, per la promozione del latte materno. E tutti assieme, dopo mesi e mesi e mesi di discussione, cosa facciamo, cosa non facciamo, eccetera, è sorta questa campagna. Chi di voi volesse saperne di più può vedere sul sito internet, io ho delle specie di biglietti da vista dove c'è scritto come cercare, ed è una campagna molto documentata. È stata lanciata ufficialmente il 16 marzo di quest'anno in una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati a Roma, e da alcune richieste che sono tipiche di Tomatis. Prima di tutto chiede la ratifica della Convenzione di Stoccolma. L'Italia è l'unico paese europeo che non l'ha fatto, è uno dei pochi al mondo tra l'altro. E quindi abbiamo mandato già una lettera ai Presidenti di Camera e Senato chiedendo la ratifica. Il Presidente Fini, che ci ha anche ricevuto, non a me personalmente, ma siamo le due portavoce della campagna, ha già avviato la nostra lettera alla Commissione. Adesso abbiamo scritto a tutti i membri di questa Commissione parlamentare e abbiamo chiesto anche un'udienza, quindi siamo in attesa di un'udienza per vedere come avviare più rapidamente il processo di ratifica. È importante perché legherebbe l'Italia ad avere una legislazione simile a quella di paesi come la Svezia, eccetera, e questo aiuterebbe molto tutte queste attività di prevenzione primaria che abbiamo. Secondo, chiediamo che sia fatto un biomonitoraggio, e non
come fatto adesso, cioè sporadicamente e per volontà popolare, ma in qualche maniera sistematico come misura di sanità pubblica. E anche questo Tomatis è esattamente quello che vorrebbe. E tutti, non tutti, ma molti altri paesi lo fanno, a cominciare dai paesi nordici, ma anche paesi più vicini a noi, come Francia, la Svizzera e il Belgio. L'Italia non l'ha mai fatto, per cui, mentre negli altri paesi si sa ormai da quattro cicli di monitoraggio com'è l'evoluzione delle persone nel latte materno, si sono viste che applicando le condizioni di Stoccolma questa diminuisce, in Italia non sappiamo assolutamente se stia diminuendo, se stia aumentando, se stia spostando di qua di là. Quindi vogliamo saperlo e chiediamo che questo sia fatto. Ovviamente non è semplice, però abbiamo già scritto lettere al Ministero perché questo ci è discusso e stiamo lavorando a livello locale, diciamo della Puglia, dove c'è la fonte principale di diossine in Italia, che è l'Ilva di Taranto, ma anche in altre regioni, in Toscana, e stiamo pensando di vedere cosa si può fare anche con Friuli Venezia Giulia. L'idea è di costringere praticamente le autorità sanitarie locali, regioni, le autorità regionali, a far sì che l'ARPA, le varie ARPA regionali, possano fare questo. Chiediamo poi che sia fatto anche un monitoraggio un po' più serio di quello che è fatto adesso sulle fonti di emissione, quindi questo riguarda tutte le acciaierie che ho già citato, gli impianti industriali, cementifici, inceneritori, eccetera. Attualmente io non me ne intendo, ma chi è più tecnico di me sa che i controlli che sono fatti in questo momento sono abbastanza accurati, per dirlo in maniera molto gentile, e quindi vorremmo che fossero fatti in maniera migliore. Vogliamo che poi queste fonti siano progressivamente dismesse, alcune potrebbero essere dismesse o perlomeno non aumentate, ad esempio tipico sono gli inceneritori, le altre, ferriera o acciaierie, il problema è molto più complesso, però dovremmo avere questo obiettivo di dismissione per evitare di avere queste pratiche inquinanti in mezzo alla popolazione. E infine vorremmo che passasse al Parlamento italiano un disegno di legge che abbiamo già presentato, che si chiama un disegno di legge per un marchio da Exxon Free, cioè che sia possibile per quei produttori di alimenti che sono sicuri che il loro prodotto non ha nessuna traccia di diossina, mettere questo marchio in modo che sia più, diciamo, appetibile da parte del consumatore rispetto a prodotti di cui non sappiamo esattamente cosa succede, soprattutto quelli che hanno molti grassi o quelli che sono coltivati, mozzarelle campane, per dirne una, o i mitili della paglia di Taranto, cose di questo tipo. Ecco. Quindi questa è la nostra idea, se volete saperne di più, ripeto, qua potete scaricarvi molti documenti. Se volete appoggiare la campagna potete fare due cose, potete semplicemente firmare, e quindi abbiamo già oltre 5.000 firme, e si può fare sia sul sito, forse la cosa più facile, perché fate quando volete voi, sia qui con me o con Alessandra, abbiamo i moduli, e l'altra cosa che potete fare, se volete contribuire alla sopravvivenza e al progresso di questa campagna, una mamma di Faenza ha raccontato una fiaba ai loro bimbi, siccome era così bella, per illustrare la nostra campagna, l'ha fatta diventare anche con l'aiuto di bambini di quarta e quinta elementare di una scuola del Molise, in Afro, l'ha fatta diventare storia illustrata, quindi l'abbiamo pubblicata, è molto bella per chi ha figli, nipoti, per chi è zio, nonno, eccetera, eccetera, e anche per eventualmente usarla nelle scuole anche a scopo didattico. È offerta libera, chiaramente, chi vuole può contribuire. Vi ringrazio. Io direi che sono proprio così, senza dubbio, illustrerò alcuni aspetti degli interventi improprimi. C'è molto da dire. No, vi ringrazio, secondo me il tema comunque principale è quello che così conoscete di Tomatis, che noi abbiamo avuto anche il privilegio nell'ultimo periodo di conoscere a Trieste, sia perché lui era direttore scientifico del Bullo Carofalo, e sia anche perché è stato in qualità di direttore scientifico dell'ISDE, International Society of Doctors of Foreign Environment, cioè società per l'ambiente internazionale, che ha una serie di riscontri in numerosi paesi europei e americani del nord e del centro del sud. Ha avuto un notevole influsso, una notevole influenza
per lo sviluppo. Io ringrazio il professor Rimatti e il professor Tomin che ci hanno così bene esposto queste problematiche e Petrossi che ci ha spiegato un pochino quelle che sono le applicazioni locali e tante volte anche la situazione con la quale si viene a trovare il medico. Io per esempio in questa occasione mi veniva da ricordare a una polemica che recentemente è nata a seguito del fatto che Margherita Hack chiedeva la patente e il medico per telefono le risponde che se la può sognare con lui, ecco, che vada a cercare un altro medico. Ora, non è che una persona che ha 80 o 90 anni di per sé debba essere considerata un invalido. Una persona che ha 80 o 90 anni risponde nelle modalità, nelle qualità che in sostanza rispondono i suoi organi, se cioè ha un encefalo perfettamente funzionante, se ha un'attività cardiaca normalmente funzionante, un'attività motoria normalmente funzionante, non si vede rapportato ovviamente all'età, non si vede perché debba essere considerato come avesse un Alzheimer. Ecco, questo ovviamente nel caso di Margherita non si definisce. E non si può dare una risposta telefonica se uno non fa una visita, questo è un motivo essenziale. Per ritornare comunque al punto di partenza, vi ricordo che a seguito delle posizioni di Tomatis sono nate alcune cose molto importanti e ricordo per esempio a proposito dell'importanza delle sostanze chimiche, del rapporto sostanza chimica ambiente, che esiste un regolamento che si chiama REACH che ha lo scopo di valutare e classificare le sostanze chimiche che sono responsabili o che influiscono in vario modo sullo stato di salute delle persone, cioè con tutti gli effetti collaterali. Questa è una normativa che è entrata anche nella nostra legislazione e acquisisce una notevole importanza. Poi avete parlato giustamente della IAC, però vi ricordo appunto che c'è stato una classificazione di questi prodotti chimici in base al quale alcuni sono considerati sicuramente cancerogeni. Non sto io a dire per esempio l'importanza che l'asbesto può avere nei tumori della pleura e qualche volta anche nei tumori polmonari, per fare un esempio, ormai diciamo sono elementi incontrovertibili, anche se passano 20-30 anni tra l'esposizione e la manifestazione della malattia. Vedete quanto tempo poi alla fine ci vuole per riconoscere quello che è appunto una patologia. Lo stesso potrei dire delle diossine, ci voleva Seveso perché tutti capissero che cosa significa ecco, questo tipo di problema. Per cui tutto questo ci porta a una considerazione che di per sé è molto semplice. Quello che si va dicendo della prevenzione primaria, cioè che non si è detto, perché adesso tutti sono convinti che la prevenzione, come diceva Petrossi, si fa con la mammografia, con la coloscopia, eccetera. In realtà è essenziale la prevenzione primaria se pensiamo di voler ridurre in qualche modo quelli che sono i costi sanitari. Se noi chiediamo, cioè riscontriamo un ambiente più pulito, ecco, nel senso che sia meno esposto agli inquinanti esogeni che in vario modo incidono non solo sulla salute dell'individuo, ma anche hanno un'influenza, se vogliamo, transplacentale, oppure, come dice Cattaneo, appunto anche attraverso il latte materno. Per cui tutto sommato tutto questo assume una notevole importanza. Un altro filone che nasce da questo tipo di problematiche sono i conflitti di interesse. Una volta non se ne parlava mai, adesso praticamente è qualche cosa che fa parte, purtroppo, della ricerca. Io vi ricordo a questo proposito, cito spesso Veronesi perché parte
è un uomo che nasce dalla chirurgia, si è sviluppato tutta la vita sulle basi della chirurgia, eccetera, quindi è una materia per me affine. Ora, tutto sommato, lui è spesso accusato di conflitti di interesse anche perché le organizzazioni che lui ha sviluppato indubbiamente utilizzano anche dei fondi ecco, che in sostanza supportano ecco, le idee che onestamente ha in campo Carcino Giannini. Però in effetti questa problematica esiste e si è più volte sottolineato nell'ambiente LISD, ecco, per dire che esistono questi tipi di problematiche. Poi nel campo delle onde elettromagnetiche, per esempio recentemente, che è un argomento del quale appunto si parla, per cui anche queste adesso rientrano secondo la classificazione IARC tra le fonti possibilmente carcinogenetiche, bene, anche le onde elettromagnetiche nelle comitati e nelle organizzazioni che ne hanno giudicato la validità si è visto che tutto sommato ci trovavamo di fronte a delle persone che rispondevano a determinati interessi diciamo di questa associazione dei telefonini fra parentesi per esempio e dall'altra parte erano pronti a classificare e a valutare gli effetti non nocivi assolutamente ecco, di queste strutture, di questa strumentazione. Per cui dobbiamo assolutamente fare molti passi avanti su quello che è oggi la prevenzione primaria e soprattutto pensare che i costi sanitari, la ospedalizzazione viene ridotta se noi miglioriamo lo stato di salute ecco, delle nostre città, dei nostri centri urbani e le miglioriamo se controlliamo le emissioni da traffico, se controlliamo per esempio le emissioni della ferriera, degli inceneritori e di tutti questi fattori, ricordiamoci che a Trieste esiste anche un sito di interesse nazionale di inquinamento, e poi esistono delle aree che sono inquinate perché sono stati trasportati dei materiali, per esempio dall'ex Aquila, eccetera, ecco, in altre zone ecco, a livello urbano e così via. Esistono delle problematiche. Poi ci sono ovviamente anche c'è l'apporto delle macchine e c'è l'apporto anche delle navi. Quindi tutto sommato non è che questo vuol dire che dobbiamo fare a meno ecco, di questo tipo di sviluppo, però dobbiamo controllare maggiormente l'ambiente se vogliamo fare un'efficace prevenzione. A questo punto è assolutamente necessario che il professor Barbieri, quello che è responsabile del laboratorio di chimica ambientale dell'Università di Trieste, nonché vicepresidente di ISDE, è la persona che con l'attenzione e la seriosità del chimico ci ha dato forza come associazione e quindi è quello che fornendoci una buona bibliografia, ma soprattutto una pratica professionale altamente qualificata, è riuscito a farci capire e a darci dei valori, delle misurazioni con le quali poi noi ci siamo evoluti. E quindi io gli chiederei appunto un parere e soprattutto sull'esperienza che ha avuto anche con l'ISDE e soprattutto con l'ISDE di misurazione. Io ringrazio il Presidente Dario Bossi di questa opportunità, sono un volgare chimico, ringrazio i medici per ospitarmi. A me è capitato ad un convegno di essere seduto vicino al professor Tomatis, invitato sostanzialmente da comitati di quartiere che vivevano vicino a un impianto industriale impattante. Non ne conosco l'opera letteraria né scientifica nel dettaglio, conosco bene i quaderni dello IARC. Leggerò con grande interesse il libro del professor Ribatti. La cosa che mi ha colpito è questa parola che qui è un fuoriuscito. No? Sei un fuoriuscito dal sistema, una persona non integrata dal sistema.
Molto spesso questo succede ai precursori, no? A chi inizia delle strade importanti che non sono patrimonio comune. No? E questo sicuramente, da come capisco, no? È stato un po' il tomatis, ad aprire una strada di attenzione, di estrema attenzione, delle cadute, insomma, di questa diffusione di sostanze che hanno accanto molto probabilmente a delle funzioni utili alla società, sono sottoprodotti, comunque di attività interessanti alla società, hanno anche degli importantissimi implicazioni per la salute. Dopo i precursori, però, il problema è capire, no, cosa avviene dopo il precursore. No? Cioè, abbiamo una persona che ha aperto una strada. Ora, il messaggio di Tomatis, il discorso della prevenzione primaria, è noto a un circolo di persone acculturate che conoscono l'importanza. Per molti aspetti questo messaggio, la necessità di eliminare o ridurre l'esposizione a sostanze nocive, entra addirittura nella norma internazionale o anche nazionale. Il punto è che non è ancora entrato nella cultura corrente, no? Nella cultura corrente gli enti del territorio non hanno, non percepiscono la rilevanza e la priorità di questi aspetti. Come si è detto, gli effetti si manifestano a distanza dell'esposizione, no? E purtroppo in molti casi, in alcuni casi si parla di sostanze esotiche, no? Con cui pochi vengono a contatto. No? Per cui vabbè, ci sarà la persona che professionalmente entra in contatto con un qualcosa, ma è una parte della popolazione. C'è un numero di sostanze però che sono un problema reale. Cioè, lo IARC ha rivisto, ad esempio, sul benzoapirene, un prodotto di combustione estremamente comune, no? Ha rivisto il quaderno sullo IARC. Non è ancora ripubblicato, cioè annunciato, ma non è ancora coagulata, e questo è un qualcosa che è in sospeso da tantissimo tempo, non ce la si fa a far uscire, no, la posizione aggiornata, no? Ed è un problema importante, no? Questo sarebbe un foro e probabilmente imporrà, no? delle posizioni molto forti su questo. Mi viene da dire, noi dobbiamo sapere come comunità acculturata su questi temi che siamo una forza in un campo di forza, no? E bisogna agire assieme, no? Per far arrivare nei punti in cui si decide, no? il fatto che queste sono delle priorità per la salute, delle priorità, no? Per la salute della popolazione, e usare anche la leva del fatto che, come diceva il professor Cherubini, il non considerare questi aspetti ha delle implicazioni economiche sulla spesa sanitaria formidabili. Per cui, se non la capiscono dal punto di vista etico, che non è detto che la capiscano, se non hanno a cuore la salute del prossimo, che è una scelta sostanzialmente fatta nel giuramento di Ippocrate, nel codice deontologico di molte professioni, oltre a quella medica, no? Almeno capire l'impatto economico che non affrontare l'esposizione è un aspetto che deve essere fatto. Però su questo, no, dal consigliere comunale al presidente di un'associazione scientifica, allo specialista che lavora con l'ambiente, al medico di base, alla persona che fiancheggia questo movimento, bisogna avere un disegno molto chiaro e spingere veramente tutti assieme, perché i responsabili per quel che riguarda l'ambiente, chi si occupa in senso generale di questi temi, non è acculturato. Nella nostra regione, nella nostra provincia, nel nostro comune, le persone che riescono in qualche maniera a far capire le cose sono veramente pochissime. No? E accennavo ad alcuni amici, insomma, io ho delle evidenze che sono delle situazioni completamente fuori controllo, ma non c'è chi... Cioè, bisogna effettuare delle forzature, invece probabilmente c'è un tessuto, no? C'è un tessuto di persone che sanno che queste sono le cose, che deve attivarsi, no? E deve fare il proprio ruolo, no? Cioè,
diciamo, esprimere quello che può esprimere, no? Cioè, c'è grande conoscenza, questa conoscenza deve rivendicare, no? In qualche maniera la possibilità di dire delle cose e di orientare. No? Sicuramente la vera prevenzione è quella che si fa, no? Diciamo, con gli stili di vita. D'altra parte, non vorrei che questa cosa divenga qualcosa del tipo facciamo un po' di cosmetica in alcune zone della città e lasciamo l'inferno in alcune altre, perché la cosmetica, cioè, no, cioè, questa discriminazione, no, è un aspetto, no, cioè, facile mettere un paio di panchine, fare una cosa anche molto bella, di grande impatto, però noi abbiamo delle situazioni vissute dai nostri concittadini che sono pesanti, cioè, su queste bisogna avere anche il coraggio di intervenire, sapendo che c'è qualcuno che con estremo rigore ha aperto questa strada, no? Cioè, e noi abbiamo, cioè, se possiamo dire qualcosa è perché sediamo sulle spalle dei giganti, dicono, no? C'è qualcuno che si è preso la briga con estremo rigore di mettere assieme e verificare molti aspetti. Abbiamo dei movimenti internazionali che ci dicono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche devono essere bandite. Cioè, la Comunità Europea ci dice estrema attenzione, cioè la tecnologia, non bisogna aver paura della tecnologia. Io credo che per certi aspetti l'inceneritore, se ben condotto, possa essere tollerato. Il punto è che non accetto chi si mette le mani davanti agli occhi o sulle orecchie, non vuol sentire e boh, si va avanti in ogni modo. No? Cioè, la tecnologia si può usare, comporta sicuramente dei rischi, dobbiamo averli ben presenti e devono essere in qualche maniera gestiti. Scusate per le troppe parole, è bene che parlino tutti. Grazie. Abbiamo parlato poi, c'è stato più qualcuno tra le domande. Volevo semplicemente sottolineare una cosa. Prima che, appunto, ci sono livelli, come diceva il professor Barbieri, di percezione del problema, di percezione del rischio. E ovviamente questo dipende molto dalla cultura, dipende anche molto dalla sensibilità. E la prima cosa che dobbiamo dire è la percezione del rischio. E dobbiamo considerare che non si, di solito il nostro ambiente non è contaminato da una sostanza, ma di tantissime sostanze. Quindi noi abbiamo a che fare con dei cocktail di sostanze che vanno a determinare il blocco di una serie di funzioni cellulari che vanno al di là del danno al DNA, ma lo precedono. Si tratta di un danno all'epigenoma. Quindi il danno che a tutti gli effetti si scarica non solamente sulla persona che è venuta a contatto con la sostanza, ma soprattutto il figlio che deve nascere e soprattutto, come sappiamo, dal punto di vista embriologico, come le cellule originali, le cellule germinali si comportano anche alla terza e quarta generazione. Quindi dobbiamo dire che a tutti gli effetti la popolazione in ambienti contaminati è una popolazione che è più ammalata, porta a una situazione di, come è già stato detto, una situazione di costi che ricadono su tutta la popolazione. Per cui in pratica, quando qualcuno ha detto che è importante rigore, crescita e equità per risolvere il problema nel quale è caduto il paese, io oserei dire importante rigore, equità e poi arriva la crescita. Si è occupato di questo argomento la rete di città sane. La rete di città sane ha proposto, si è inserito in questa evoluzione di discorso parlando di investire in salute come antimalattia. Significa, sì, studiare delle opportunità, studiare situazioni che possono effettivamente permettere di salvaguardare la salute. A Padova recentemente c'è stato sulla sindrome chimica multipla,
in tedesca ha risolto il problema risalendo effettivamente alle cause che portano i malati. Un collega tedesco ha detto, ha fatto delle analisi su una casa di un bambino che aveva una brutta forma d'asma e allergia agli inquinanti multipli, hanno trovato come responsabile una muffa che stava nel tetto, ha riparato il tetto, 20 anni dopo riparare il tetto. Ma il ragazzo non ha avuto bisogno di terapie cortisone, cioè di altre terapie collaterali, ma soprattutto ha potuto continuare la sua vita sana. E questo è un esempio, cioè arrivare dalle teorie, dalle percezioni, come l'ha avuto il professor Tomazzi, arrivare a delle soluzioni effettivamente concrete. E senza dubbio questo ce n'è voluto del tempo. I tedeschi in questo punto ce la stanno facendo, dovremmo prendere un esempio. Città Sane quindi è una situazione che dà agli amministratori quella forza in più che permette la possibilità di fare delle scelte, che appunto devono essere culturali. Cioè, un amministratore che si pone in una condizione di scelta, e questo qua che Mappis la sottolineava, scelta non consapevole, è pericoloso. Prima la luce. Si assorbisca qualcuno. Sono i papi? Io mi sento rimasta a fare dell'autoressa Pani, ho lavorato all'università da ricercatore e mi sono trovata a vivere proprio quel periodo dell'Istituto di Microbiologia allora, in cui si facevano i test di mutagenesi, per cui noi mangiavamo pane e tomati, se vogliamo, tutto la pandemia. Ma io volevo puntualizzare il fatto che l'idea di prevenzione primaria che aveva Tomati, che noi abbiamo recepito, era un'idea che testava i caldi molto potentemente alle comuni, perché la sua pretesa, ovviamente il suo scopo, era che delle sostanze chimiche, ed era il boom della chimica, era anche il periodo del boom della chimica, delle sostanze chimiche di cui si dimostrasse la cancerogenicità o direttamente sugli animali, ma non bastava neanche quello, perché gli animali non sono la stessa cosa dell'uomo, dicevano i detrattori di questi test. Oppure, o meglio ancora, o peggio ancora, su test che si facevano su batteri o su cellule in coltura, i test di mutagenesi, che le sostanze che risultassero direttamente o indirettamente, diciamo, potenzialmente cancerogene, fossero bandite dal mercato. Vi immaginate cosa voleva dire questo? Questa era la sua, per tutti questi calli che ha testato, penso fosse un po' riuscito, insomma, sia stato un po' riuscito. Questo era. E poi a proposito di quello che diceva il professor Ribatti sulla sua capacità di Tomatis di, come dire, di fare delle riflessioni anche nell'ambito di un discorso rigorosamente scientifico, io ricordo, credo in una monografia, che lui appunto diceva questo, che forse a proposito delle anidine o di qualche altro colorante che si era dimostrato su. Allora diceva, i test di mutagenesi non bastano, perché i test di mutagenesi cosa sono? Cosa c'entra il batterio con l'uomo? No, non vanno bene. E i test di cancerogenesi sugli animali non dicono molto, perché il topo è diverso dall'uomo, il ratto è diverso dall'uomo. Non sono bastati nemmeno i morti veri, umani, a Marghera forse proprio, non sono bastati neanche quelli, perché pestare i caldi all'industria chimica era una cosa potente, e a proposito di questo, anche a proposito di quello che diceva. Ma sai, Bianca, pensa alle battaglie che ha fatto la Philip Morris fino a qualche anno fa per dimostrare che il fumo non faceva male. Qui ci sono anche quelli che tra l'altro, si sapeva del tumore dello scroto dello spazzacamino nel secolo scorso, non due o tre secoli fa.
Cioè, ma voi immaginatevi cosa vuol dire quando un ricercatore di questo tipo dice la sostanza A è cancerogena. Io, industriale che produco la sostanza A, se tu se ti incontro a te radicalissima come sei, non la faccio più. Ma però, in ogni modo, me la faranno fare in un modo più costoso. Ma non lo so, è di oggi, io ho sentito... Vi ricordate, sono anni che si parla di un posto in Sardegna dove nascono pecore con due teste e sei gambe, Kiru, mi pare che sia. Un poligono militare. Poligono militare. Allora, sembra, perché lì ci sono fior di analisi che hanno detto che non c'è inquinamento. Adesso si scopre che le ditte, i laboratori che hanno fatto queste analisi, queste certificazioni, erano molto vicine ai vertici della NATO. Il punto è che non ancora andare lontano, queste cose le abbiamo qui, ci sono in Puglia, stanno qui, non dobbiamo andare a cercare l'uccello esotico, sono delle situazioni importanti nel nostro territorio, allora su questo, no? Cioè, le cose macroscopiche non vanno tollerate, perché le abbiamo anche qui. No, e su questo, no, il discorso del tuo impegno civile è importante. Questo per tornare alla domanda, immaginatevi le pressioni che ha avuto quell'uomo e quanto gli deve essere costato avere la schiena dentro. Pensiamo soltanto che nel 1963 Natta ha avuto il premio Nobel per la chimica, quindi per aver scoperto il plastico, tutto quello che è venuto. O la Montecatini, la Montecatini. Noi facevamo la mutagene, abbiamo fatto il test mutagene su dei coloranti della Ciba, credo. Ci imponevano di vagliare prima di pubblicare i risultati. Troppo brutti, non li volevano. Anche nell'ambito dell'industria della farmacologica, dei farmaci, sì. Tantissime volte i risultati non vengono pubblicati, che non devono essere pubblicati. Cioè, sembra che quando succede l'incidente delle statine si sapesse. Quando poi diventa proprio ingestibile, allora si mette un freno. Sì, dire una cosa. Credo che la mia voce si senta, è una cosa molto di base, io sono un neurologo, lavoro in un distretto a Udine e sono arrivata in ritardo, non so se è stato affrontato il tema del counseling antitabagico, per me è una cosa fondamentale, cioè io ho fatto un corso di un'unica giornata sul counseling antitabagico e da quel momento io lo pratico in qualunque contatto io abbia, per qualunque ragione, per qualunque finalità, con un tabagista, ovviamente con contatto in ambulatorio, non in altri contesti. Allora, io sono un tabagista quasi tranquillo. Potrebbe succedere qualcosa. No, allora io voglio dire una cosa molto lineare che ho osservato. Per la natura del mio ambulatorio vedo moltissime donne con emicrania con aura, prevalentemente con aura visiva. Sistematicamente, siccome si tratta, ormai questo è riconosciuto, di un fattore di rischio vascolare, specialmente se sono presenti altri fattori di rischio, va tassativamente eliminato il tabagismo se questo è presente. L'osservazione clinica, che non ho ancora potuto sistematizzare, è che in una percentuale molto confortante, superiore al 50% delle donne in età inferiore ai 40 anni con emicrania, con aura, che siano tabagiste, togliere il tabacco comporta una riduzione del numero di attacchi pari ad avviare una profilassi farmacologica, lì dove ci sono gli elementi per avviarla. In alcuni casi, e non sono pochissimi, comporta una scomparsa degli attacchi. Allora, questa cosa dovrebbe spronare tutti i medici solo a non essere tabagisti, e questo sarebbe il primo passo eticamente, mi permetto di dire, irrinunciabile, ma anche a mettere in atto il counseling antitabagico ogni volta che noi veniamo a contatto con un paziente che proprio non ci sputa in un occhio se gli parliamo, forse lei scuperebbe, no? Di questo argomento. E voglio dire che è giusto parlare delle regole, delle leggi, di tutte queste cose che però purtroppo in molti casi sfuggono
al nostro diretto controllo, essendo la democrazia molto zoppicante, dove invece questo genere di pratica quotidiana, un po' defatigante, però praticabile a costo zero, porta dei frutti tangibili. Sì, certo, c'è il dubbio. Una questione, credo, proprio di carattere etico. Carattere etico da parte di ciascuno di noi e da parte del medico nei confronti del paziente. Se dovesse essere così in termini assoluti, tutti i medici non dovrebbero più fumare. Sì. Ma questo è un po' difficile. Io non fumo. Nel Regno Unito è stata fatta una campagna. Però devo dire che ho anche molta pena quando uno va in un aeroporto vedere questi poveretti che fumano in quegli spazi ristretti. Queste riserve. Ma basta secondo me 2 ore stare lì dentro e se non ti è venuto fino ad allora il cambio viene. Io a questo punto ringrazierei volentieri, ringrazio il dottor Petrossi, il professor Lenin e il professor Rinaldi che è venuto qui a parlare. Grazie a voi.